Salve gente e bentornati su Promerdus, direttamente dall'ultimo episodio dove abbiamo comprato il nostro spargi calceviva o fertilizzante, ma nel nostro caso ci interessa solo la calceviva. Arriviamo vicino al nostro bellissimo e riempiamo. Inizia. Stiamo finendo i soldi, non abbiamo ancora dato indietro il nostro prestito. Ovviamente stiamo giocando in modalità tempo 1-1, quindi abbastanza reale. E di conseguenza anche i nostri tre impianti qui, i nostri tre serre di cipolle che dall'altra parte producono tantissimo, al momento stanno ovviamente lavorando lentamente. Possiamo tranquillamente vedere il nostro menu della Global Company. Producono 666 litri l'ora. Ci sarà anche da aggiungere altra acqua. Adesso siamo riusciti a sbloccare, come vi ho fatto vedere l'altra volta, il sistema di trigger, quindi adesso l'autobotte che abbiamo comprato riesce a scaricare tranquillamente. Nel frattempo stiamo riempiendo il nostro dispensatore di calceviva. Qual era il campo che ce lo chiedeva? Sì. Ma se salvi ogni 15 minuti, perché salvi ogni volta che apro il menu? Meglio, ogni volta ogni 15 minuti che apro il menu, anche di più, ogni mezz'ora. Ok, è anche mezzo coltivato, penso. Cioè, mezzo fertilizzato quello, carino. L'altro non è completamente fertilizzato, perciò dobbiamo fertilizzarlo. E questo richiede calceviva. Fertilizzato non vediamo. Perfetto. E allora noi adesso ci andiamo a dare la calceviva. Poi tocca al fertilizzante. Oddio. E dai, si incrocia la visuale, su. Mi sa che mi tocca scaricare quella mod che... Su, devo scaricare quella mod che evita che faccio tutto questo. L'ho aperto poi il passaggio qui. Non l'ho aperto il passaggio, ma vabbè, la neve si schiaccia. Forza, trattore, vai che ce la fai. Non ce la fa. Non ce la fa. È troppo? Avevo detto poi lo apro, mi serve prendere i campi. Col cavolo che l'ho fatto. Però ecco, eh? Laterale ce la fa. Ecco i nostri simpatici cagnolini. Non mancano mai. Oh, si sveglia anche mio figlio. È un po' presto, ma si è svegliato anche mio figlio. Quindi potreste tranquillamente sentirlo in questo episodio. Verrà giù. Appena sveglio la mattina, gli rode anche abbastanza il culo, quindi. Ce lo sentirete abbastanza svispo. Faccio sempre la solita cavolata. Non vado mai dritto. Guardate, guardate. Non riesco neanche a fare manovra. Siccomaio. Non mi tocca sparge. Pezzetto pezzetto per non sprecarne troppo. Devo accendere e spegni. No, accendi e spegni, se no ne spreco troppo che ce lo si butta sopra. Vabbè, il pixel non mi interessa. Però voglio far rendere il massimo del campo. Stiamo finendo i soldi. Mi serve tutto. Mi serve il più possibile. Non posso regalare al gioco. Vabbè, poi qua ci torniamo. Non posso regalare al gioco per una mia piccolezza del raccolto inferiore. Forza. Bisogno del massimo possibile immaginabile da questo campo, da questo e dagli altri soprattutto. Forza, forza, forza. Non è neanche controllato. Sì, siamo inizio primavera. E poi vediamo anche cosa possiamo cominciare a coltivare. Come dicevo nello scorso episodio, non avremo molte fabbriche della Global Company, quindi non saremo così impegnati a rigestire il nostro raccolto sulla base delle fabbriche per poter raffinare i prodotti e farli rendere di più. Ma c'è qualcosa, ci sarà qualcosa, adesso ancora non ve lo mostro. Parte ovviamente le nostre serre che saranno la nostra fonte di guadagno sicura, visto il valore delle cipolle che controlleremo successivamente perché sì, l'ho detto, l'ho fatto, l'ho presa.
Continuo a lasciare pizza. Vabbè, va al diavolo. L'ho presa, ma alla fine ho dimenticato di guardare quanto qui, in base al mercato di questa mappa, con questa season, quanto mi danno le cipolle. Vediamo subito. Mentre questo va, cipolle. Dove sono le cipolle? Cipolle, 3000. Ok, di là ci dà 5000, di qua 3000, comunque non è poco. Non è poco, quindi ovviamente stando ancora in modalità tempo reale, diciamo così, la nostra neve non si è ancora completamente sciolta. La nostra neve non si è ancora completamente sciolta. Ok, ci siamo. Perfetto. Perché non stanno passando molti giorni. I giorni sono passati di più. Quando ovviamente ero di là per spalare la neve, che ho velocizzato il tutto. Allora, quindi abbiamo detto 3000 ci dava quello. Sì, 3000 ci danno. Questa è una bella cosa. 2000 in meno, ma non è un problema. Il problema è che stiamo giocando 1-1, quindi di conseguenza, questo lo abbiamo visto l'altra volta. Io non ho ancora installato il dispenser. Dov'è? Devo mettere due dispenser ancora. Fertilizze. Non ho ancora messo questo per la fertilizzazione, per il fertilizzante. Se c'è ancora della neve e ci sono gli alberi, quindi qua non me ce lo fa mettere. Qua ci voglio mettere un silos. Qua ce l'ho in mezzo casa. Quelli con un oggetto suppongo sia quello a fare lì, non so, lo spalaneve. Vicino al cancello che lasceremo sempre aperto. Non me ce lo fa mettere. Questa è sempre casa mia, la metto di qua. Allora, lo posso mettere. Ma quale oggetto? Con cosa? Qua dicendo usi in casa. Con cosa collide? Qualcuno direbbe in dialetto quella fregna di mammita. Collide con un oggetto. Ma è la neve? Scusa, ti dà fastidio la neve? Cioè, l'area che è intesa per il trattore per poter raccogliere, cioè per potersi mettere vicino e fare il rifornimento, è intesa come bloccante dalla neve? Secondo me lì c'entra. Sai che facciamo noi? Ora molla un attimo il peso qua. Ehi, ho detto molla il peso. Vediamo un po', la cena pulita. Ah, perché se no non ci metto niente. Io lo installo nel prossimo video. Apro l'editor. Apro l'editor in 3348. Risistemo l'area di impegno, eh. Risistemo. Aia, palo. Risistemo l'area di impegno del mezzo. E ciao, eh. Apri. Distendi. Abbassa. Pulisci. Leviamo pure questa. La porto di là, vado a fare tutti i mucchi di là. Non può sparire anche. C'è anche la mod per poter creare, anzi ricavare l'acqua dalla neve. La caricate, ce la portate e lui crea l'acqua. Sarebbe carino come variante al classico cassone o al laghetto da andare ad attingere con la cisterna. Però io preferisco la torre.
Mettiamo una bellissima torre e ci prendiamo la nostra acqua. Ha raccolto tutto, sì, segni che ha lasciato per terra prima che ti do fuoco. Questo potrebbero fare, vedi? Bel lanciafiamme, scioglie la neve, passi col lanciafiamme. Meglio che così, chi va cercando? Nessuno viene. Sveglio, sveglio. È anche ora, quindi comunque concluderemo questo episodio. Sicuramente con mio figlio. Mio figlio acido la mattina. Mio figlio acido la mattina. Che? Mamma mi si è appuntato male. Mamma mi si è appuntato male. Allora. Spero sempre che l'audio come l'ho impostato non sia eccessivamente alto, cioè non dovrebbe, ma questo è pronto. Sganciamo qui. Continuo a sparare ipotetica neve. Spara neve immaginaria. Abbiamo messo, cioè, le sponde alte, ma non le utilizzo. Col fatto che si abbassa non le usa bene. Qui giù noi non usiamo ancora il nostro terreno, quindi io penso proprio che scaricherò altra neve qui. Non dovrebbe farne così tanta, eh. Sto usando questa season, ho dato una limata alle temperature perché forse qualcuno quando l'ha fatta dopo non l'ha ricontrollata, ma ha lasciato degli sbalzi termici allucinanti, cioè nel senso nel cambio del mese tra la primavera, anzi scusate, tra l'autunno e l'inverno passavamo da 33 gradi a 6. No, io adesso non abito in Nord Italia, ma sono quasi sicuro di poter asserire che non c'è quella temperatura in Nord Italia. Quindi è un po' eccessivo, quindi ho dato una piccola sistemata, ho limato, anche perché ho raggiunto d'estate i 41 gradi. Ora, io abito al centro, e per avere 41 gradi noi devi stare fermo al sole. Non scarica proprio, non c'è proprio possibilità di mettere lì la neve. Vabbè, la metto di qua. Su, per quanto possano aver caldo, non glieli fa 41 gradi. Ma non scarica proprio. Però da quel lato proprio non ce la vuole lasciare. Lasciala qua, fa un po' come ne pare. Nei 41 gradi non ce l'hanno. Quindi, ho dato una piccola limata. Adesso vedremo anche il livello della neve, provandolo con il tutorial, che lo sto facendo, sto giocando con la season, questa season sul tutorial, così ne approfitto per controllarla prima, anche che non l'ho testata io, fino adesso ho giocato con appunto quella del centro Italia, bene o male funziona, anche lì ho dato una sistemata, perché pure quella avevano scavallato 2 mesi, i 2 mesi invernali erano finiti alla primavera, infatti non potevo piantare patate né babbietole perché chiedevano quei 5 gradi canonici, ma avendo scavallato ce n'erano sempre pochi per il terreno, perché magari c'erano per l'ambiente ma non c'erano per il terreno quei famosi 5 gradi, di conseguenza non riuscivo a trattare le patate, non che ne abbia piantate in quell'altro diciamo quell'altra vita, in quell'altra farm. Non le ho piantate perché comunque le recupero tantissimo quando faccio i contratti. Contratti che qui non abbiamo ancora fatto perché stiamo lavorando i nostri terreni, ma ci serviranno quanto i nostri soldi scarseggiano, come dicevo. Le cipolle non hanno ancora cominciato ad essere mature abbastanza per dare i loro frutti, quantomeno la serra. La serra ancora non dà i suoi frutti, comunque qui guadagneremo di meno perché ci dà 3.000 invece che 5, quindi vediamo che non c'è tutto quel guadagno che abbiamo anche di là. Sicuramente ci darà una bella mano perché 3.000 al litro, considerando che ce n'ho 3 deserre di là, ci genera, ve l'avevo già anticipato anche in un altro episodio, sempre qui dello Zappatera,
Io vado tra i 350 e i 400.000 a carico. E parliamo di due giri di serra. Quindi di conseguenza posso dire, intanto posso spengere, sono pieno. Posso dire tranquillamente che dovrò. Sono 4, sì, 4 serre, ecco, perché scaricando, cioè spostando il prodotto e aspettando che si riempie di nuovo per poi fare un unico tragitto, sono più o meno 4 serre, quindi 2 giri più sicuramente 2 bancali extra mentre carico, che escono, perché lì la velocità è diversa di gioco. Stai scaricando qui? Mi scarichi qui? Che dici? Oh, grazie. Quindi velocità di gioco diversa, lavoro diverso, guadagno diverso. Qui è abbastanza lento, 660 litri l'ora, 166 litri l'ora, ma ovviamente siamo a velocità 1, quindi l'ora passa abbastanza lentamente. Velocità naturale praticamente. Tempo 1-1. Di conseguenza la nostra simpaticissima season ci metterà un po' di più a sciogliere la neve, a far crescere le piante e quindi a generare guadagno anche dalla serra. Allora, chissà se l'ho spostato. Sì, dai, dovrei spostarsi prima di parcheggiare, va. Andiamo a vedere. Allora, se non ce va, lo mettiamo alla prossima. Vado e sistemo ed ex, no, sistemo, lo metto alla prossima. Dove lo vuoi mettere? Io qua ci passo col trattore in mezzo agli alberi. Io ci passo col trattore in mezzo agli alberi. Quindi mi dicevo di far mettere. E dove vado a mettere? Perché l'idea è questo qui. Poi abbiamo anche quello dei semi. Visto che lì ci passiamo per direttissima, va bene pure a fianco all'alberello di qua, davanti la pompa. Sì, non mi dovrebbe dar un piccio, se no da quest'altro lato. C'è una stradina battuta, ma sì, ci si passa pure di fianco. Da quest'altro lato, vediamo se pure quello non dà troppi impicci, senza togliere gli alberi, senza fare troppe modifiche. E poi è questo, chissà se questo c'ha meno pretese. Qua sicuramente c'è quell'attrezzo. No, va sistemato pure questo. Addirittura questo di più. Qui. No, no, gli dà fastidio la neve. Gli dà fastidio la neve. No, anche questo qua. Dai, no, questo li sistemo, li metto. Ah, dai, su, ci passo con i trattori. Ne posso mettere uno a destra, uno a sinistra. E ci passo in mezzo col trattore. Scelgo l'uno o l'altro in base a quello che mi serve. E qui invece volevo mettere, abbiamo erbicida, fertilizzante liquido non mi interessa. Questo però va girato nel verso giusto. Ok. E là non me ci vuoi mettere. Perché? Se sta di qua la pompa, se sta di qua la pompa, sta da quest'altro lato, significa che di là non c'è niente. Non ci vado, io ci passo a fianco, qui sarebbe perfetto. Sarebbe perfetto, io ci passo vicino con il nostro carrello per l'erbicida e lo riempio. Eh no, secondo lui no. Seguendo sempre la linea che facevo prima, mettendo quei due qui, fertilizzante e semi, potrei anche prendere e mettere questo davanti a loro. Ma non vorrei avvicinarmi troppo al campo poi. Il discorso di lavoro comodo. Sì, anche qui, però qui io qui voglio mettere altro. Qui ci voglio mettere il granaio e l'hangar, quello per patate e barbabietole. Quindi lì sfrutteremo diversamente la situazione. Metto dentro casa. Non ce lo metterà mai. Qua è scomodo. No, c'è il cancello, non me lo fa mettere, ma è scomodo. Ma dentro casa no, però. Qui no. Ma è comodo qua. Tanto
per adesso abbiamo i campi tutti da sta zona. Per adesso abbiamo i campi tutti da questa zona. E anche se in futuro vorrò comprare altri campi, che stanno tutti dall'altra parte, magari mi risistemo. Intanto partirò da qua, parcheggio da qui. Adesso c'ho tutto qui, sto giocando qui. Quindi anche se andrò dall'altro lato della segheria a comprare campi, a lavorarli, magari che sono più piccoli come 13 e 14 che mi potrò permettere e avere variabilità, avrò comunque lì nella nostra casetta la possibilità di andare a prendere, visto lo spazio, caricare e andare a parcheggiare. Non parcheggerò lì giù, lì vicino. Cioè, l'unica volta che creerò un altro spazio di parcheggio sarà quando ci butteremo sulla silvicoltura. Dalle parti di un zuccherificio, che c'è anche lo spazio già preparato dalla base stessa del gioco, e potremmo fare lì uno stazionamento per altri mezzi che si occuperanno solo di quello, cioè si occuperanno solo di mettere il lavoro, parcheggerò lì. Inutile portarmi dietro magari macchinario per raccogliere tronchi o per tagliare tronchi o la cippatrice. Va avanti dietro per casa, lo lascio lì, tanto vendo tutto lì. Dov'è soprattutto la segheria? Beh, la segheria è pure vicino a casa. Però amen. Macchinari staranno lì giù. Allora, sistemo quelle cose. Nel prossimo video vedremo che le metteremo anche bene. Intanto riparcheggiamo. Nel prossimo video le metteremo sicuramente a posto. Potremo installare le nostre postazioni. Spero che il video comunque vi sia piaciuto. Abbiamo provato ad ampliare la nostra fattoria con un'altra attrezzatura che ci aiuta. Io intanto mi sto incartando male. Allora, innanzitutto posiamo sta proboscide, perché sennò non mi fa manovra qua davanti. Quindi, posa sta attrezzo qua. Parcheggia, se ci riesci. Che dici? Ci riesco? Devo chiamare qualcuno? Faccio venire qualcuno? Posso pagare l'operaio per parcheggiare? Vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, se vi interessa quando mi passano gli aerei sulla testa mentre che sto registrando. E condividete il video per far vedere agli altri come non sono capace a parcheggiare. Questo gioco è abbastanza difficile. Difficile! Io quella colonna la toglio, la tolgo. Posso avere il frullino? C'è il frullino in questo gioco? Devo tagliare quella colonna. Vi invito anche ad iscrivervi al canale, qualora non l'aveste già fatto, ovviamente. Un saluto da Snoopy, al prossimo video. Ave!